miseria, è sparito. Ciao ragazzi e ben ritrovati sull'Igliostrino Outdoors. Oggi sono a Blera nel Viterbese e do appuntamento con Gabriele della River Monsters di Vetralla per un'esplorazione da paura. Sembra che nella forra sotto il paese di Blera ci sia un sistema di grotte abbastanza articolato. Sono anni che frequento queste zone, sono anni che ne sento parlare, ma non so esattamente dove si trovino. L'obiettivo di oggi è trovare l'ingresso di queste cavità ed esplorarle. Mi sono rivolto a Gabriele perché lui conosce questo territorio come le sue tasche, quindi è sicuramente la persona giusta per accompagnarmi in questa missione. Adesso lo raggiungo sul luogo dell'appuntamento, voi intanto date un'occhiata a questa clip che ho preparato per voi. Per l'esplorazione di oggi utilizzerò la TC15 che mi è stata messa a disposizione da True Night. Si tratta di una torcia tattica molto robusta, completamente impermeabile, con un output massimo di 2300 lumen e valori di durata della batteria piuttosto interessanti, almeno sulla carta. Nelle ultime due settimane mi sono divertito a maltrattarla un po' e devo dire che si è comportata molto bene. Bei materiali, belle finiture e fa tanta luce. Secondo me siamo al top come qualità-prezzo nell'ambito dei prodotti di fascia media. L'unica cosa che mi resta da fare prima di consigliarvela definitivamente è un test della batteria, che è la classica 18650 da 3100 mAh ricaricabile via USB. Ricevo parecchie domande sulla durata della batteria quando recensisco le torce e stavolta voglio fare un test come si deve. In modalità turbo la torcia sviluppa 2300 lumen per i primi 2 minuti, poi va scemando per i successivi 83 minuti fino a raggiungere un valore minimo di 820 lumen. In modalità high, che è quella subito sotto, sviluppa invece 1050 lumen, in questo caso costanti per 90 minuti. Quello che farò oggi è tenere la torcia accesa fissa in modalità high, passando alla turbo quando necessario. Voglio portare la batteria a completo esaurimento e quindi fare un confronto tra le tempistiche dichiarate e quelle reali. Non vedo l'ora di incontrare Gabriele e cominciare l'esplorazione, state con me. Ci siamo dati appuntamento qui nei pressi del vecchio ponte romano. Adesso ci sono esattamente sopra, mentre alle mie spalle potete vedere invece il ponte, quello moderno, che collega i due lati della rupe. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo beccato la giornata giusta, eh? Nel frattempo si è messo a piovere, quindi sono passato a GoPro. Adesso ci stiamo inoltrando nella boscaglia per raggiungere l'ingresso della prima grotta. Ah, già ci siamo? Sì, ci voleva poco per arrivare. Qui è la prima, poi ce n'è un'altra là e poi ce n'è un'altra ancora più sopra. Però che lo sai che questa proprio non la conoscevo, infatti è nascosta. Ma è carina, vedi, c'ha dei disegni, ora non so se è stato qualche antico. Vedete qui sotto Blera ci sono tre grotte, la cui origine probabilmente deriva da delle cave di pozzolana intorno ai primi anni del Novecento. Su una grotta più su io stava una data incisa sulla pietra, mi pare 1921. Praticamente tagliata in questa litologia vulcanica, poco studiata in realtà. Gli ultimi articoli sono intorno agli anni 80 e viene chiamato Peperino Listato di Blera e Villa San Giovanni. Leggenda qui nella zona di Bieda, di Blera, raccontano praticamente che c'è una grotta che passa da forra a forra. Blera è costruita su un promontorio e si parla di questa grotta che passa da un lato all'altro dello sperone tufaceo. La cosa interessante è se questa qui per davvero la famigerata grotta ragno, tanto declamata in giro per Blera. Quando inizia un'esplosione, immaginate il Vesuvio, il Monte Sant'Helen, il Pinatubo del 91, non è che scoppia tutto quanto e viene un buco gigantesco, ci sono varie fasi ricollegate alla stessa esplosione. La prima delle quali è la pioggia dei pomi, ci fanno girati i lapilli che coprirono Pompei nel 79 d.C. e poi una serie di altri fenomeni che possono portare al collasso definitivo della struttura vulcanica. Quindi questo qui è il terreno che ci stava circa 500-600 mila anni fa in questa zona. Cioè questo marrone, più marrone. Questo più marrone, sì. Cioè abbiamo questa esplosione e la prima cosa che arriva a terra sono i prodotti più grossi, che sono appunto le pomici, che sono testimoniate da questo livelletto più bianco. Se dopo tu ti avvicini bene con la telecamera, proprio vedi la tipica struttura delle pomici con la porosità
È praticamente tutto questo livelletto. Poi che è successo? C'è stata una stasi dell'esplosione, quindi l'esplosione per un attimo si è calmata, quindi le pumici non avevano più la possibilità di arrivare fino a questa distanza e hanno cominciato a scendere un livello di cenere, come una sorta di nevicata, che è questo livelletto più grigio fino. Ok. Dopodiché c'è stata invece la botta quella grossa che ha imposto sopra il paleosuolo il peperino listato di Blair e Villa San Giovanni, che ha uno spessore che va dai 10 ai 30 metri, quindi è stata una botta clamorosa, molto più grossa probabilmente di quella dei Pompei. Ma Gabriele, ma come fai a sapere tutte queste cose? Ho studiato geologia, qualche cosa sui sassi li so. Vedi che è tutto paleosuolo di nuovo, morbido morbido. Se invece andiamo a dare una martellata a quell'altro, lo trovo. Vedete tutto sto bianco, altro che non è che il livello dei pomici che vi dicevo prima. Ovviamente qui c'è sta una situazione particolare di umidità, di temperature, che fa sì che queste pomici non è che sono eterne, si degradano nel corso del tempo. Quindi sta polvere dei pomici che scende, precipita nel corso degli anni, si deposita sopra l'acqua e, come sappiamo tutti, la pomice galleggia. Eppure la polvere dei pomici galleggia. Ragazzi, è una delle cose più incredibili che abbia mai visto, cioè tutta questa navata, questo lungo tunnel pieno d'acqua. Gabriele è andato a dare un'occhiata perché ha gli stivali, io non li ho e quindi per non bagnarmi sono rimasto qua, però gli ho dato la GoPro, quindi sta filmando lui. Non te vedo più! Hai fatto la curva? Ma è grosso, eh! Grosso tanto! Cioè qui c'è un altro stanzone grosso come l'ingresso di prima. E poi partono altri tre tunnel. Com'è sta torcia? Ti piace? Viaggia? Oh, ti ho detto, i lumen. Io li vedo i lumen. Li vedo vedi tutti lumen? I lumen, i fotoni, tutto quanto. Vanno forte. Gli stivali per la grotta ragno sono consigliatissimi. Siamo usciti e stiamo facendo una pausa prima di passare alla grotta successiva, anche perché viene giù il diluvio universale. Mamma mia, qua c'è da mollasse per bere. C'è da mollasse per bere qua. Guardate la dimensione di queste piante. Siamo arrivati nei pressi di questa seconda grotta, questa qui, a differenza dell'altra che prosegue sotto la forra, questa qui sembra che abbia un'estensione comunque limitata, quindi potremo esplorarla tutta. Dice, in terreno in pendenza, sopra c'è il peperino, però qui in mezzo, tra il paleosuolo e il peperino, c'è una colata di lava nera. Che questa, per dirti, che letteratura non è segnata per niente, non c'ha né un nome né un cognome, no, probabilmente non l'ha mai vista nessuno. Questa roba nera qua, vedi, proprio vedi il contatto, paleosuolo e lava. Quindi questa qui era una massa di lava, contando la pendenza, che veniva verso la mia direzione.
Siamo arrivati? Sì. Siamo arrivati all'ingresso dell'ultima grotta. Questa qui è l'unica che conosco perché ero già passato di qua e avevo fatto caso a questa apertura, però non ci sono mai entrato all'interno, quindi oggi finalmente la esplorerò. Un'altra cosa interessante che uno potrebbe ipotizzare sono sti suoli così spessi. In genere i suoli così spessi si formano in ambienti tropicali, quindi potremmo pensare che questa esplosione sia stata in un momento, perché noi siamo abituati al Pleistocene, quindi stiamo a parlare tra 2 milioni e 12.000 anni fa, siamo abituati a pensare alle glaciazioni. Però non è che si sono state 2 milioni di glaciazioni, sono state varie fasi, glaciali, interglaciali, glaciali, interglaciali. E ci sono stati dei momenti caldi tanto. Quindi spiegasti i suoli, qui sono 2 metri di suolo, cioè, quindi potremmo pure ipotizzare che quando è stata l'esplosione qui c'è stato un ambiente tropicale. Però sempre congetture, finché non trovi un fossile che te testimonia l'habitat, sempre congetture. Alla fine o continua? No, penso che siamo arrivati. Siamo arrivati in fondo. Si capisce bene, non è distinto benissimo. Però in genere il nero è sinonimo di sostanza organica, bitume, qualche cosa che è riuscito a arrivare a fine giorni oggi e naturalmente si è degradato. Puzza di plastica. Sì, è bitume. Quindi qualche cosa che sostanza organica che si è salvata fino ai giorni d'oggi, una torta di melmetta di qualche cosa che è morto e poteva essere di una roba, già era melma quando è morta, o un vegetale, un tronchetto, poi ripeto, un tronchetto che magari era sferico con tutta la pressione che c'è sopra si è schiacciato. Eh sì, c'è stato uno cristalli di sanitino, qui si vedono bene. Quindi è una lava questa qua, queste cose qua bianche. Non so qual è la luce che preferisci. No. Quindi la roba bianca che sarebbe? Questa qui, roba bianca, sono minerali, si chiama sanitino sto minerale, che è tipico delle trachiti. Quindi roba di origine vulcanica? Sì, 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 so... le rocce effusive. Ah, eccola, si è spenta pure questa. Ok, a posto. Questa grotta qui è su 2 livelli. Lì sotto vedete c'è l'apertura e la parte dove abbiamo camminato prima. Adesso invece stiamo in pratica sul piano rialzato. Siamo sulla strada del ritorno, fortunatamente ha smesso di piovere. Ciao Gabriele! Ci vediamo la prossima!
Ciao! Ok ragazzi, per oggi è tutto, è stata una giornata fantastica, io mi sono divertito tantissimo, spero che a voi il video sia piaciuto, in questo caso vi invito come sempre a lasciare un bel like. La torcia si è comportata molto bene, è rimasta accesa per poco più di 80 minuti in modalità high, quindi a 1050 lumen, quindi direi che siamo in linea con le tempistiche indicate sulla carta. La modalità turbo non l'ho praticamente mai utilizzata perché i 1050 lumen sono stati più che sufficienti per muoversi in sicurezza all'interno delle grotte. Adesso faccio uno spuntino e poi me ne ritorno verso la macchina. Voi mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi le prossime avventure. State bene ragazzi, un saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Io penso che sia arte questa, contemporanea. Gli fa pure una foto. Tu dici? Ma qui è un artista proprio conclamato a livello mondiale. Cioè, è fatta apposta. Bella, 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 queste cose mi commuovono profondamente.